Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi undicesimo capitolo del nostro mini corso per videomaker. Oggi parliamo di contrasto in scena. Quante volte vi sarà capitato con le prime telecamere che utilizzavate, nel mio caso da piccolo, con le handycam di una volta, quando riprendevate una scena, che ne so, magari così all'interno di una stanza con una finestra che si affacciava all'esterno, avevate la stanza magari esposta bene, ma la finestra che era completamente bianca, non si riusciva a vedere fuori. Ecco, in quel caso la zona della finestra completamente bianca, in altre parole, si può dire che è una zona con le alte luci bruciate, cioè dove le luci hanno perso completamente i dettagli, non sono recuperabili e sono completamente bianche. Come detto, è un problema che si presenta spesso quando abbiamo un rapporto di illuminazione tra le zone più chiare e le zone più scure troppo elevato affinché i nostri sensori, i sensori delle nostre macchine riescano a gestirlo al meglio. Come detto, anche quando facciamo una fotografia, appunto, dentro una stanza e abbiamo la finestra completamente bianca. Perché? Perché la macchina fotografica espone per l'interno della stanza, ma non ha abbastanza range dinamico per esporre anche quello che c'è al di fuori della finestra. Mi rendo conto che possa essere un discorso un po' complicato, ma vi assicuro che è semplicissimo. Per cui torniamo un attimo rapidamente a parlare di range dinamico. Come detto, il range dinamico di una scena è il rapporto tra le aree più scure, tra il punto più scuro e le aree più chiare, il punto più chiaro. Ci sono dei casi, appunto, nei quali questo rapporto tra aree chiare e aree scure è molto elevato, nel senso la differenza tra le aree scure e chiare è molto alta. E mentre i nostri occhi riescono senza problemi a gestire al meglio questa enorme differenza, appunto, i sensori delle nostre camere fanno molta fatica, non ce la fanno. Perché appunto l'occhio umano riesce a percepire una gamma dinamica molto, ma molto più elevata rispetto agli apparecchi elettronici. Per cui quando in una scena abbiamo un alto range di luminosità, quindi abbiamo una grande, un'alta differenza tra aree chiare e aree scure, dobbiamo optare, dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo scegliere se esporre per le ombre, quindi salvare le ombre esponendole bene ma bruciare le alte luci, oppure salvare le alte luci ma avere delle ombre molto più scure, oppure ancora possiamo adattare, cambiare la luminosità della scena per permettere al sensore della nostra macchina di leggere al meglio il range dinamico della scena. In questo caso possiamo ammorbidire le alte luci, magari dissolvendole con un panno bianco o altri sistemi, oppure possiamo illuminare le ombre facendo rimbalzare della luce su di esse con un riflettore, o ancora illuminando le ombre con delle luci. Va anche detto che ultimamente, negli ultimi anni nel cinema, in quei casi in cui ad esempio abbiamo una scena ripresa all'interno e l'interno è ben esposto, ben illuminato, eccetera, eccetera, il fatto che all'esterno non si veda niente, che ci siano le alte luci bruciate, quindi tutto completamente bianco, non è più così importante, diciamo, si lascia che le alte luci rimangano bruciate, diciamo. E questo è un esempio che si può vedere in alcuni film. Per esempio, mi ricordo nella serie 1992 c'era, in questo caso, tutte le scene girate agli interni avevano la luce proveniente dalle finestre completamente bruciata. In alcuni casi, però, sempre prendendo ad esempio la scena girata all'interno con la finestra, perché no, si possono mettere anche dei filtri ND sui vetri, in modo che la luce che viene da fuori è molto meno, quindi la differenza tra aree chiare e aree scure si assottiglia e i sensori riescono a leggere molto bene il range dinamico. Per esempio nella scena di Bastardi senza gloria, quella all'interno della casa del fattore con Christoph Waltz protagonista, ecco, sulle finestre, sullo sfondo dell'inquadratura, sono stati posti dei filtri ND, così che noi riusciamo a vedere bene sia dentro che fuori. Filtri ND, filtri neutral density, che appunto a seconda dell'intensità, della loro intensità, fanno passare meno luce all'interno dell'obiettivo. Esiste poi un sistema per gestire e capire al meglio la luminosità complessiva di una scena. Un sistema inventato dal famoso fotografo Hansel Adams, e sto parlando del sistema zonale,
che è semplicemente una scala di valori di grigio che va dal nero assoluto al bianco puro, e in mezzo a questi due estremi vi è un'infinità di grigi intermedi. Questa è una scala continua, quindi formata da infiniti grigi tra il bianco e il nero, e come tale si avrebbero delle grosse difficoltà a controllarla. Per questo la scala tonale è stata divisa in zone, che vanno appunto dal nero assoluto al bianco puro, e ciascuna di queste zone rappresenta un determinato tono di grigio. Questa suddivisione della scala è semplicemente teorica, però permette di riconoscere più facilmente tutti questi valori tonali. Le zone vanno dalla 0 alla 10, dove la zona 0 corrisponde al nero assoluto e la zona 10 al bianco puro. La zona 5 è la zona media del grigio 18%, e ogni gradino di questa scala è diverso da quello vicino di un'apertura di diaframma. Vale a dire che se noi passiamo dalla zona 2 alla zona 3, vuol dire che stiamo aprendo il diaframma di uno stop, quindi stiamo facendo entrare il doppio della luce. Viceversa, se passiamo dalla zona 8 alla zona 9, stiamo chiudendo il diaframma di uno stop, quindi stiamo dimezzando la quantità di luce che entra nell'obiettivo. Come detto, la zona 5 è la zona del grigio 18%, ovvero è la zona dell'esposizione ideale per una scena. Quindi poi da questa zona 5 si può decidere se sottoesporre oppure se sovraesporre. Ma come si fa a trovare questa zona intermedia dalla quale partire? Beh, un trucchetto che mi hanno insegnato è quello di fare una lettura spot dell'esposizione sulla nostra mano. Questo perché la mano, la pelle indoeuropea, corrisponde alla zona 6, la zona appena sopra alla zona intermedia. Quindi noi facciamo una lettura spot sulla nostra mano e poi chiudiamo di un diaframma, ottenendo così la zona 5. Nel cinema poi, quando si va a illuminare una scena, si può parlare anche di contrast ratio, e questo non è altro che la relazione tra la luce principale, la key light, e la fill light, ovvero la luce di riempimento. Un contrast ratio elevato produrrà un elevato contrasto. Viceversa, un contrast ratio basso produrrà meno contrasto. Ma come si fa a capire quanto contrast ratio abbiamo in una scena? Beh, ci viene in aiuto questo magico strumento qui, che è un esposimetro esterno, che ci permette di leggere la luce incidente, ovvero la luce che colpisce il soggetto, oppure la luce che riflette un soggetto, cambiando, vedete, così, in questo modo. E qual è il metodo migliore, o almeno quello più utilizzato, per misurare il contrast ratio di una scena? Sono gli f-stop. E praticamente noi, utilizzando un esposimetro esterno, andiamo a fare una lettura della luce che arriva sul soggetto sia dalla parte della key light sia dalla parte della fill light, e poi analizziamo questo rapporto. Ora facciamo un esempio, vediamo cosa esce direttamente qui live, per così dire. Allora faccio una lettura da questa parte e ottengo un 4,5, un'apertura di diaframma di 4,5. Passiamo alla fill light e qui ottengo 2. Quindi, se facciamo riferimento alla scala del diaframma della quale ho parlato qualche video fa, 1 e 4, 2. Quindi, 2 della diaframma 2 della fill light, 2, 2,8, che è il valore successivo, e dopo abbiamo 4. Quindi abbiamo una differenza di 2 stop, perché 2, 2,8, 2,8, 4. Quindi abbiamo 2 stop di differenza tra la key light e la fill light. In questo caso il contrast ratio della scena è 4:1, perché nel caso non ci fossero differenze tra la key light e la fill light, avremmo un contrast ratio di 1:1, con uno stop di differenza 2:1, con 2 stop di differenza 4:1, con 3 stop di differenza 8:1, e così via. Questo perché per ogni stop di differenza abbiamo la luce che o raddoppia o si dimezza. Per questo abbiamo 2, 4, 8, 16 e così via. Utilizzando questo semplicissimo strumento possiamo capire perfettamente quanta luce abbiamo in ogni parte dell'immagine, e quindi possiamo costruire al meglio la nostra inquadratura. E per quanto riguarda il contrast ratio, naturalmente non ce n'è uno migliore di un altro, c'è quello migliore per la storia che stiamo raccontando, e ogni direttore della fotografia o regista ha il suo stile. Quindi fateci caso la prossima volta che guardate un film, guardate bene come sono illuminati i volti degli attori. Bene ragazzi, il video si conclude qui, io spero di essere stato abbastanza chiaro, spero di sì. Come al solito vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate, e vi do appuntamento ai prossimi capitoli di questo mini corso
per videomaker. Ciao a tutti!